No, in questo senso no, sul tema della siccità, per quanto riguarda questa problematica idrica, non abbiamo avuto fino adesso, devo dire, disdetta, malgrado ci siano state delle comunicazioni a volte anche forse troppo aggressive su questa criticità, e questo ci fa un po' preoccupare anche per il futuro. Abbiamo un'ottima stagione, il turismo sta continuando a funzionare, sta continuando a essere quella che è un po' il traino dell'economia, devo dire, non solo palermitana, ma siciliana in generale. E devo dire, i dati anche degli aeroporti confermano un po' questo trend in aumento, anche nel mercato estero è importante. Ci auguriamo che questo tema, che sicuramente è importante, della siccità, della criticità, idrica, anche se gli alberghi hanno delle riserve abbastanza, a sufficienza per poter anche affrontare questo problema, non diventi veramente il vero problema della comunicazione, a volte forse troppo aggressiva, di un problema ma che dovremmo cercare di, proprio per tutelare il turismo, contenere all'interno di un sistema Sicilia. I dati che abbiamo anche a livello nazionale, anche come Federalberghi, confermano la Sicilia tra le regioni più desiderate per il turismo anche del 2024. Veniamo da un 2023 straordinario, di numeri record per la Sicilia. Il trend è in aumento, il mercato straniero è in aumento, è quello che sta attirando maggiormente ed è quello che a noi, devo dire, interessa particolarmente perché è un mercato alto spendente. Riusciamo ad avere anche possibilità di attirare economie estere dove magari ci sono delle economie più virtuose rispetto al mercato interno. È chiaro che bisogna capitalizzare questo momento, soprattutto per il futuro, ecco, il futuro al netto di un problema che può essere la crisi un giorno della siccità, il problema degli incendi lo scorso anno, non sappiamo cosa aspettarci per il 2025, dobbiamo mettere in sicurezza un sistema del turismo attraverso degli interventi, devo dire, strutturali importanti perché non si può fare turismo con queste criticità ogni anno diverse.